Siamo con Andrea Ferretti. Com'è il percorso qui a Orzinuovi, a Barco? Ciao, allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Siamo a Barco di Orzinuovi per la quinta URCI6C. Abbiamo un percorso che qua nella Bassa Bresciana è abbastanza piatto, quindi molto scorrevole. Abbiamo però tanti single track perché possiamo sfruttare il fiume Oglio, che ci permette di avere parecchi boschi qua nella nostra zona, e le coste dell'Oglio, quindi le antiche sponde del fiume, che ci permettono di fare qualche saliscendi e riguadagnare quei metri di dislivello che mancherebbero appunto nella Bassa Bresciana. Qualche revisione rispetto alle edizioni passate? Abbiamo messo qualche novità, perché comunque il percorso va sempre rinnovato per i ciclisti, gli piace la novità, qualcosa di nuovo. Quindi abbiamo aggiunto delle coste che abbiamo finalmente liberato dalle piante infestanti, da qualche sottobosco che abbiamo ripulito. Abbiamo aggiunto quindi un paio di centinaia di metri nuovi, che sono molto piaciuti. I ciclisti che l'hanno provato nei giorni scorsi, mentre noi rifinivamo il percorso, hanno detto che veramente è molto bello, gli è piaciuto molto, e pare che abbiamo migliorato rispetto all'ultima edizione, stata ormai 2 anni fa, che era già piaciuta molto, quindi siamo fiduciosi che oggi si divertano veramente tutti. Quindi adesso è più tecnico il percorso, ancora di più rispetto agli anni passati? Esatto, sì, i single track sono veloci da guidare in un certo punto del percorso, quindi nei boschi, mentre sono tecnici sulle sponde dell'Oglio, e lì appunto abbiamo agito per andare a mettere quel po' di tecnica che serviva per dare un po' di peppe in più alla gara. Grazie Andrea. Grazie a te. Durante questi 2 anni di pandemia siete riusciti a organizzare qualche gara? Purtroppo in questi 2 anni non siamo riusciti a organizzare niente, vedi anche il fatto purtroppo del discorso Covid, e non abbiamo rischiato per la sicurezza sia degli atleti, ma in primis perché nel percorso abbiamo parecchie persone che ci danno una mano, i familiari, e quindi abbiamo voluto evitare. E poi questa era una gara, comunque la data del circuito, e Andrea Ferretti ha voluto proporla perché, visto il momento, sembra abbastanza congruo, e per cui facciamo questa e poi molto probabilmente faranno quella di Roccafranca il 10 di ottobre, e sperando che tutto vada per il meglio, perché l'anno prossimo vogliamo ritornare al nostro circuito, il Franciacorta-Oglio Cup. Sicuramente ritornerete, e tornerete anche più forti di prima. Com'è stata la partecipazione quest'anno degli atleti? Beh, la partecipazione mi sembra buona, perché visto comunque che stamattina con le concomitanze che ci sono sia qua a Brescia, sia verso il Veronese e Bergamo, penso che grosso modo saremo intorno ai 150 iscritti, mi sembra più che buono. Beh, chiaro, cioè nel circuito è un'altra cosa, perché nel circuito grosso modo si gira dai 220, 230 ai 250 per ogni gara. E della prossima gara, anche la 6 ore, di cosa ci puoi dire? Beh, la gara di 6 ore è una gara, cioè una gara a sé, nel senso che fa parte di un circuito e è una di quelle più partecipate, diciamo. E è una bella gara, forse l'unica pecca secondo me che non la fanno più dopo le 7 la sera, e non c'è più il percorso la notte, è solo di giorno, però è una bella gara, una bella compagnia, poi più che altro una bella compagnia perché dopo le 9 la sera c'è lo speedo, quindi...
Giampaolo Fappani, allora passano gli anni ma tu ci sei sempre. Sì, cerco di fare il possibile anche se purtroppo è sempre più dura perché vorrei ma purtroppo non posso. Però comunque dai, diciamo che è andata abbastanza bene perché la gara è impegnativa, molto veloce. Poi quest'anno non è che ho fatto tantissime gare, sono riuscito a vincere la mia categoria e penso anche nei primi 15 assoluti, perciò per me credo che sia il massimo. Che tracciato hai trovato qua oggi nuovi? Ma tracciato è classico, io ormai lo faccio da sempre, è un tracciato che faremo anche sabato prossimo per 6 ore, è bello, è veloce ma è tecnico perché sul fiume c'è tutto da guidare, poi col secco che c'era oggi, guardate come siamo conciati, c'era un polverone che non si vedeva niente, praticamente bisognava andare un po' a memoria perché sennò il terreno non si vedeva, bisogna ricordarsi le radici e tutte quelle cose lì, comunque è bello, sono bravi gli organizzatori, complimenti. I tuoi obiettivi futuri quali saranno? Adesso continuiamo con la 6 ore, poi abbiamo tutti gli altri gare qua al finale di stagione del circuito, questo è il circuito che stiamo facendo, penso che andrò a Paolo a fare il memory a Rizzotto e anche sabato prossimo la cronoscata del Monte Maddalena, quella che organizza il CSI di Colle. Adesso 5-6 gare ci sono, riusciamo a farle, speriamo che se le lasciano fare e almeno pian pianino crescere un pelino ancora, però sono già contento, per me è un gran risultato oggi. Allora ragazzi, com'è stata questa gara? Molto veloce, molto impolverata, però bella, però devastante. Che percorso hai trovato tu? Come diceva lui, polveroso, belle, sempre tirati, divertente dai, però dura, almeno per me dura. Un giudizio sull'organizzazione, sul percorso? Ho organizzato bene, ho segnato bene, sono stati qua lunedì a provarlo e ho segnato bene. No, bello, merita, perché anche tutto nel bosco, tutto bello a guidare, veloce, ma tutto bello a guidare. Se ce n'hai si va, si fa strada. Però, la parte più difficile qual è stata? La parte più difficile? Ma Dio, non saprei dirti, forse quando sei da solo sul dritto che devi spingere forte, perché poi nel misto invece è più divertente. Come dice lui, c'è sempre un po' di vento contro, però dai, noi siamo andati bene, dai, siamo divertiti. Quanta soddisfazione tagliare il traguardo? Tanta, bellissimo dopo 2 anni di tornare a correre a causa del Covid, dura riprendere, però sembra un'emozione, faticoso ma un'emozione. Oggi qualche percorso hai trovato? Oggi un bellissimo percorso, prima parte molto, molto scorrevole, la seconda un pochino più da guidare, molto, molto con sobbalzi, che ti stanca molto con qualche strappettino, però molto divertente, sì. Per te la parte più difficile qual era? La seconda parte sicuramente, mi distruggeva tutti ogni giro. Io corro per il Team Life, che è una squadra che collabora con l'associazione Mario Campanacci del Rizzoli di Bologna, e settimana prossima vi aspettiamo a Chiari, in provincia di Brescia, il venerdì, il sabato e la domenica, per la festa dove raccoglieremo i fondi da donare all'associazione per la cura dei tumori muscoloscheletrici dei bambini e dei ragazzi che soffrono di questi tumori. Quanta sofferenza? Troppa per essere la prima gara. Com'è ritornare alle gare dopo questo periodo un po' così? Ci vuole tanto allenamento, però oggi davvero era davvero dura. Che percorso hai trovato? Troppo polveroso, se pioveva forse era meglio, pioveva magari ieri o l'altro ieri era il top. Allora, ci si rinfresca un attimo? Sì, con la giornata di oggi direi che serve un po' di acqua. Che gara è stata? Dura, calcola che io sarà un anno che non facevo più gare. Questo per tutti penso che è più di un anno che non gareggiano. Esatto, quindi riprendere il ritmo così è dura, però vabbè, si fa quel che si può. Che percorso hai trovato? Asciutto, polveroso, come siamo qua. No, ma diciamo il tracciato in se stesso com'era? Tracciato bello, tracciato segnalato bene, veloce, tanti pezzi pianeggianti con pezzi invece guidati nel boschetto, comunque divertente, non ci si annoia. Beato l'ultimo, se i primi saranno? Non lo so, no. Il cervello è staccato, guarda. Che gara è stata? Dai, raccontacela.
Per me è molto dura perché era veramente da tanto tempo che non rimettevo il numero e non sono più abituato, non ho più il ritmo e vabbè, è stata bella dura, però in preparazione della 6 ore della prossima settimana, così giusto per sgolfare un po' i muscoli e i polmoni. Che percorso hai trovato? Ma bello, è un percorso bello, ci sono tanti bei punti divertenti da guidare, un po' polveroso come si vede, però va bene, è bello, sempre bello qua a Barco. Allora, divertito? Moltissimo, alla mia età posso anche divertirmi. Che percorso hai trovato? Bellissimo, solito, stupendo. Raccontaci un po' come l'hai visto questo tracciato, come l'hai vissuto? Bello, perché tutti gli anni vengo a farla, vengo anche a farla a 6 ore, dunque lo conosco, è una vita che vengo giù, è bellissimo. Siamo con Aaron Castelli, tu sei della Croce Verde, il gruppo organizzativo di questa gara, quindi l'hai provato anche prima il percorso? Sì, l'ho provato. Com'è stato poi farlo anche davvero? Farlo in prova era più rilassante, dopo in gara bisogna andare, dunque... Ma è andata? No, è andata come è andata, nel senso per divertirsi va bene, però non puntavo la classifica, dunque è andata bene, dai, per divertirsi è andata bene. Qualcosa a migliorare, qualcosa... Il percorso, no, percorso perfetto. Ci voleva forse un po' di acqua stanotte, forse un po' di acqua sarebbe stata perfetta, però vabbè, è andata bene lo stesso. Perfetto, quando tutto va bene è sempre ottimale. Esatto. Grazie molte. Grazie. Siamo con Bodini Samuel. Anche per te si è conclusa questa edizione, questa quinta edizione Urci Sicci. Come l'hai trovato? Come hai trovato il percorso? No, un percorso bellissimo, ben organizzato, molto veloce, un po' due o tre strappetti al ritorno in un boschetto da guidare, ma in vista della 6 ore è un bellissimo percorso, molto veloce. Complimenti all'organizzazione. Siamo con Gianfranco Borlotti. La fatica si vede tutta sul tuo volto, com'è andata? Però la soddisfazione c'è anche. Sì, c'è la soddisfazione, una birra dopo la gara. Com'è andata la gara? Bene, abbastanza bene. Faticosa, però abbastanza bene. Soddisfatto? Sì, sì. Ti aspettavi di più? No, tanto non sono un professionista, perciò l'importante è divertirsi. Complimenti. Grazie. Pasino Pigoli, com'è andata la gara? Siamo alla fine, si è conclusa questa Urcis Cross Country quinta edizione. Ma secondo me è andata non bene, benissimo, perché al di là che nessuno si è fatto male, adesso vedo che tutti stanno sorseggiando un po' di birra che non piace a nessuno, e non si è lamentato nessuno, non si è fatto male a nessuno, quindi ben venga, è andato tutto bene, grazie alla vostra presenza e niente, speriamo di rivederci il prima possibile. Sicuramente l'anno prossimo ritroveremo quello che c'ho scritto io sulla maglia, se si vede, Franciacorta-Olio Cup. Il ritorno. Assolutamente sì, ritorneremo alla grande, contateci. E noi vi aspettiamo con grande entusiasmo. Grazie mille. Andrea Ferretti, com'è stato il percorso? Un percorso asciutto, polveroso, come abbiamo visto dalle facce dei ciclisti arrivati, però sono stati tutti contenti. Mi hanno detto, come confermano, come abbiamo detto all'inizio, che il percorso è piaciuto veramente tanto, si sono divertiti, hanno faticato, è la cosa importante, e adesso si stanno ristorando e stanno bevendo birra per rinfrescarsi. Un percorso che è piaciuto molto, ma anche perché c'è stato un impegno, molto, una fatica immensa dietro questo percorso, l'avete curato tantissimo, avete fatto molte opere su questo percorso. Sì, il percorso è nei boschi, sul fiume Oglio, quindi ci sono da pulire i boschi, pulire il sottobosco, aprire nuove tracce, perché comunque è bello anche rinnovare il percorso e quindi il nuovo lavoro che è stato fatto ha portato molte settimane di lavoro. Fortuna che abbiamo un gruppo di lavoro, sono pensionati, hanno tempo, ma si impegnano veramente tanto. Forse lavorano più adesso di prima, questo è quello che mi dicono le mogli. C'è un qualcosa che secondo te poteva essere migliorato o che comunque c'è di grande prestigio per voi? Beh, da migliorare c'è sempre, noi cerchiamo sempre di fare il meglio, ma possiamo sempre fare meglio, siamo convinti e questo ci spinge ogni volta a ripartire, perché altrimenti se sedessimo sugli allori non andrebbe bene. Siamo contenti che tutti sono felici, nessuno si lamenta e quindi questo vuol dire che il lavoro che stiamo facendo è veramente ottimo. Grazie.